Sala stampa del Partenio Lombardi, post gara già pronto mister Braglia. Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Grazie. Cercava delle risposte, lo aveva detto giovedì mattina, e ci sembra che le risposte siano arrivate, anche belle significative dalla Ho sempre detto che questa squadra quando è al completo è un'altra squadra, poi ognuno poi le vede come vuoi, te l'ho sempre detto anche questo. Io mi fido di questi ragazzi e dall'inizio che vado ripetendo certe cose, non saremo belli, non giocheremo un grande calcio, però sono ragazzi che hanno cuore, che ci tengano a questa maglia. Mi dispiace solo che anche oggi non ci sia stato il pubblico, anche se hanno fatto una cosa bella venendo qua con tutta quella fila di macchine che ci incitavano. Siamo contenti anche per loro, perché ci sta, ci hanno dimostrato molta vicinanza, molto attaccamento anche a noi, perciò bisogna essere contenti del risultato e della gara che è stata fatta oggi dai ragazzi. Commissario, questa vittoria è un bel pezzo di secondo posto, 3 giornate dalla fine, non possiamo dire, bisogna ancora... No, ma noi al di là degli altri dobbiamo darci sempre delle risposte per noi. Ora domenica ci mancheranno Ciancio e Carriero, giocheranno altri 2 ragazzi che si meritano di giocare già da parecchio. Perciò siamo un buon gruppo, si vede anche nelle esultanze, nel fatto di stare bene insieme. Faremo di tutto per avere qualche giorno in più per poterli preparare bene questi benedetti playoff, insomma, perché sarebbe importante sistemare anche matematicamente il secondo posto. Ora dipende solo da noi, prima potevano essere anche gli altri, adesso dipende da noi. Se noi facciamo 3 belle partite e ci portiamo a casa qualche punto, penso che il secondo posto non ce lo tolga più nessuno. Se ci può dire qualcosa, almeno qual è il guaio di Silvestri? No, il ginocchio no, però caviglia, speriamo che sia solo la caviglia e che non sia nient'altro, perché mi dispiacerebbe anche per il ragazzo e anche per tutta una serie di problemi che abbiamo avuto quest'anno, perciò mi dispiacerebbe veramente per il ragazzo. Come se l'avevate separata così, nel senso che aspettavate un Bari forse più arrembante dietro nel primo tempo e poi nel secondo tempo cercare di... Ma no, onestamente hanno messo Rolando e Marras esterni, vuol dire che volevano vincere la partita, Antenucci, Cianci... Perciò hanno fatto la partita che penso avevano preparato per venire a giocare qua, si sono trovati davanti un Avellino tosto, cattivo, determinato, che non li ha fatti mai giocare, perciò penso che poi alla fine sia stato meritato il risultato. Ha parlato di esultanze, mister, in ultimo è capitato in mezzo anche lei a questa esultanza falsa, alla fine qualcuno l'ha presa di mira scherzosamente. No, ma quello... è una cosa bella, non è una cosa, vuol dire che ci abbiamo un ottimo rapporto, io mi fido di loro. Io anche ieri sera gli ho detto a chi ha fatto il capitano oggi alle 11, voglio che spengete le play. Stamattina vanno in un giro, ha detto alle 10:30 saranno tutti spenti, viste, perciò vuol dire che c'è un bel rapporto, vuol dire che i ragazzi vogliono fare qualcosa di buono e speriamo che tutti insieme ci riusciamo. Maniero capitano oggi Ma no, io era una cosa che volevo fare, perché anche Mirko deve capire che chi porta la fascia deve dare l'esempio. Lui, chi l'ha sostituito, ha fatto una buona gara come Dossena. Perciò bisogna prendere atto di tutte queste cose. Qui siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile, nemmeno l'allenatore. Perciò figurati se i giocatori. Perciò dobbiamo andare avanti. Grazie. Prego, grazie a voi.